Benvenuti amici sportivi dal comunale di Otranto, giornata numero 16 del campionato di eccellenza per voi in diretta www.eventindiretta.it, chiodo fisso, gli amici del chiodo fisso che salutiamo. Dopo la grande vittoria di giovedì contro l'Unione Calcio Biceglie che ha permesso al Gravina di accedere alla finale di Coppa Italia, troverà il Taranto a fine di gennaio. Oggi arriva qui a Otranto per cercare di consolidare la classifica che vede la formazione di mister Gennaro Di Maio prima 35 punti, 30 il Vieste, 5 di vantaggio sui Garganici. Squadre in campo qui al comunale di Otranto, in casacca bianca, pantaloncini bianchi il Gravina, Otranto invece in completo blu. E allora andiamo a leggere le formazioni, partiamo dalla squadra ospite, ovvero l'FBC Gravina, con Jesenski tra i pali, solito 3-5-2 per Gennaro Di Maio, Anaclerio a sinistra che sostituisce Chiaradia, oggi in panchina, Chessa centrale, Palermo a destra, il pacchetto dei tre in difesa, a centrocampo Gentileschi esterno alto a sinistra, a destra Sisalli, Montemurro e la Boragine, interni di centrocampo, il pivot è Fiorentino, il regista è Fiorentino, in attacco Rana, alle spalle di Albano, in panchina Cilumbriello, Chiaradia, Mazzilli, Silvestri, Scaringella, Tragni e la Dogana, allenatore ovviamente Gennaro Di Maio, il tecnico campano arrivato quest'anno sulla panchina dell'FBC Gravina. Passiamo all'Otranto con il 4-2-4 di Andrea Salvadore, Montefusco a sinistra, a destra Camorani, noi ho acquisto tutti e quattro in campo i nuovi acquisti della formazione idruntina, Malerbe e Giorgi centrali, Corrias esterno alto a sinistra, a destra Palma, Mariano e Simoes i due centrocampisti, Ville e Villani invece altri due acquisti sono le due punte. Villani che giocava l'anno scorso già a Otranto, arriva da Galatina, Villa giocatore che è figlio del grande Renato Villa che ha giocato in Serie A con il Bologna, arrivato diversi anni fa in Puglia, a Casarano, la sua prima esperienza in Puglia. Allora sta per partire la gara, la panchina dell'Otranto con Verecondo, Sepe, Lanzilao, De Benedetto, Mannè, Di Nunno e Sindaco. L'arbitro è il signor Gilberto Gregoris della sezione di Pescara, Francesco Fusco di Brindisi e Mario Mastria di Brindisi, i due assistenti. Tutto pronto per la partita. E si parte in questo momento con il Gravina che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. La palla colpita di testa da Malerba, anzi dal numero 5 De Giorgi. Albano, tocca per Montemurro, arriva il break da parte di Villani. Con il numero 3 Montefusco, palla che termina fuori, la rimessa laterale sarà per la formazione allenata da Salvadore. Rimessa laterale per l'Otranto, anzi calcio di punizione. La formazione allenata da Salvadore, palla sull'esterno per il numero 3 Montefusco, cerca Villa che va di petto ma c'è il fuorigioco, palla che termina dalle parti di Villa ma Villa era partito in anticipo, c'è il fuorigioco, segnalazione di Mastria di Brindisi.
Siamo tornati in diretta con l'Otranto che è andata un paio di volte vicino al gol con un calcio di punizione e poi con un tiro in porta di Villani parato da Jesenski. 0-0 ancora il punteggio, a terra un giocatore dell'Otranto, un piccolo problema tecnico per noi subito risolto. Calcio di punizione nella metà campo dell'Otranto, a battere con il numero 5 Diego De Giorgi, uno dei nuovi acquisti, arrivato al dal Galatina il centrale difensivo. Palla sull'esterno a ricerca di Montefusco, c'è la deviazione da parte di Sisalli. Con le mani l'Otranto che ha cominciato molto bene questa gara. Alberto Villa, palla che termina fuori, ultimo tocco dell'attaccante ex San Marino. Per lui stagioni importanti a Francavilla Fontana. Fiorentino perde il pallone, palla in mezzo verso Palma, Palma va giù, l'arbitro dice di rialzarsi, allora Fiorentino il lancio lungo, c'è il fuorigioco, bandierina alta da parte di Francesco Fusco della sezione di Brindisi, l'assistente numero 1. Era partito Gigi Rana, con il 2 Camorani, la palla colpita di testa da Kess. La voragine anticipato da Simoes, giocatore della Beretti del Lecce, riesce a gestire il pallone, palla di nuovo in mezzo per Malerba, appoggia ma non con grande precisione su Montefusco. Albano era lì nei pressi, non riesce a toccare il pallone, ancora Montefusco, la palla deviata da Montemurro. Con questo il pallone il numero 11 Sisalli. Kess larga il pallone verso Michele Anaclerio, la voragine si appoggia su Palermo, anzi su Gentilesca. Kessa gira il pallone, il Gravina a destra per Daniele Palermo, va a lungo linea, cerca Albano, buono lo stop di Albano, va in pressing Mariano che è bravo a conquistare un calcio di punizione. Subito aggressiva la squadra di Salvadore. Salvadore che non ha rinunciato al suo solito modulo, il 4-2-4. Villani però è un giocatore che può giocare in diverse zone del campo. Lo ricordiamo anche a Gravina nella finalissima di Supercoppa, vinta dalla formazione all'epoca allenata da Valeriano Loseto. Il pallone è messo lontano da Palermo, Albano con la coscia verso Fiorentino, Fiorentino per Kessa, Kessa a sinistra dove c'è Gentilesca, il calabrese torna ancora su Kessa, Anaclerio, il piccolo trotto si fa davanti Villa, palla profonda per Albano che è in posizione di offside. Calcio di punizione, Andrea Caroppo, l'anno scorso a Nardò, tra l'altro ci sono diversi giocatori che l'anno scorso erano a Nardò, Caroppo da una parte con Margagliotti che però è assente per infortunio, mentre nel Gravina Fiorentino e Rana hanno contribuito tutti alla promozione della formazione di Nicola Ragno in Serie D attraverso i playoff. Di poca visibilità nella zona di, della tribuna in cui siamo noi, con le mani Gentilesca, anzi Anaclerio, si fa vedere Gentilesca, palla a lungo linea, cerca Albano, il colpo di testa da parte di Camorani, ancora l'Otranto, non ci arriva Simoes, ci arriva poi Palma, maggiore realizzatore dell'Otranto, 5 gol per lui, l'intervento di De Giorgi. Anaclerio, sarà lui a battere con le mani,
Palla verso Albano, di testa Simo esce, allontana, non riesce però a farlo bene Corrias, colpo di testa di Malerba ad allontanare, Corrias perde il pallone, l'intervento di Montemurro su Villani, stop and go di Villani, bravissimo a gestire il pallone sull'arrivo di Montemurro, arriva il raddoppio di Rana, perde il pallone Villani che attende troppo, Rana passa in mezzo a Mariano, la voragine, gira il pallone, palla che però torna ancora su Rana, Rana difende il pallone, arriva il calcio di punizione, il fallo di Eugenio Palma, l'ex casarano, è andato a mettere fallo, raddoppio, non d'accordo con la scelta dell'arbitro, del signor Gregoris della sezione di Pescara, ci sarà calcio di punizione per il Gravina. Sul pallone c'è Fiorentino, ideale la posizione per lui per questo calcio di punizione, c'è anche la voragine, c'è Sisalli con il sinistro, tre scelte quindi per il Gravina per questo calcio di punizione. Il destro di Fiorentino da lì aveva colpito a Gravina con la sud-est. Fiorentino e Sisalli. Tra in barriera, si allontana Villa, va stringere la voragine, forse l'appoggio, la finta di Sisalli, la palla morbida di Fiorentino verso Albano, non tiene il pallone in campo, non riesce a sfruttare lo schema, su calcio di punizione il Gravina. Si riprende da Andrea Caroppo, classe 90, giocato in Serie B, ha debuttato il 26 maggio del 2011, sostituito Arcari con la maglia del Brescia, portiere che poi l'anno scorso, dicevamo, ha fatto molto bene a Nardò. La voragine, la pressione da parte di Eugenio Palma. Pallone colpito di testa da Fiorentino, la voragine, poi il tocco con la mano, secondo il direttore di gara di Marco Malerba. Seconda stagione per lui all'Otranto, ma Malerba ha giocato per tanti anni a Galatina. Difensore centrale, ha fatto parte anche della selezione regionale, il torneo delle regioni, quando era ancora under. Fiorentino si avvicina alla voragine, marcato da Simo Esch, va dietro Fiorentino su Chessa, Palermo, Montemurro, ancora Palermo, Chessa, tanto giro palla per il Gravina con un Otranto ben messo in campo da Salvatore. Pochi spazi fino a questo momento per Rana e compagni. Rana perde il pallone, Mariano, Villa appoggia dietro per Simo Esch, la corsa di Palma, la rincorsa di Fiorentino, Palma è più veloce, arriva la chiusura di Chessa, si gira Palma, mette il pallone sui piedi di Camorani, dall'altra parte c'è Villani, viene fermato, poi Sisalli, vince il contrasto, colpetto Sisalli, dietro il pallone Montemurro, tiene il pallone Montemurro e la rimessa laterale per l'Otranto. Villa lascia passare il pallone, Villani prova a calciare, trova Chessa sulla sua strada, allontana Fiorentino, c'è il pallone che viene messo fuori da Fiorentino, rimessa laterale però è della Gravina, l'ultimo tocco è azzurro con la spalla a Rana, regolare l'intervento dell'attaccante ex Bari. Mariano, Villa, c'è il fallo su Alberto Villa, Alberto Villa che ha la prima stagione in Puglia, stagione 2008-2009, 29 gol in campionato, ma arrivò quasi a 40 comprese le coppe. Il grande acquisto del casarano che riuscì a centrare la promozione in Serie D. Villani cerca lo spazio per il tiro, Villani, grandissima rete di Villani,
Incolpevole Jesenski, cosa si è inventato Alessandro Villani? È andato a togliere praticamente le ragnatele dal set. Jesenski si è tuffato alla ricerca del pallone, ma su una traiettoria del genere, potente e precisa, c'è davvero poco da fare. Applausi qui in tribuna per il grande gol di Villani, che firma il gol del vantaggio dell'Otranto e bagna con una rete il suo ritorno qui al comunale. Villani 1-0 per l'Otranto, quindi con questa strepitosa rete, un po' di spazio lasciato per la conclusione di Villani, che non è un giocatore che scopriamo oggi, un giocatore di grandissime qualità, l'ha dimostrato anche in passato e lo dimostra oggi con un grandissimo tiro dalla distanza. Vediamo la reazione del Gravina, errore di Laboragine, palla che esce dal recinto di gioco, va in tribuna. Con le mani Anaclerio, palla verso Albano, di testa Simoes, ancora Anaclerio di petto, prova a passare in mezzo a due, Anaclerio insiste, l'ultimo tocco è del centrale ex Bisceglie, oggi spostato a sinistra nel pacchetto a tre della difesa dell'FBC. Caroppo va al rinvio, Villa tenuto da Anaclerio, palla per Simoes, riesce a girare un buon pallone per Palma, che però è in posizione di offside, quindi fischia il direttore di gara su segnalazione dell'assistente numero 2 Mario Mastria di Brindisi, calcio di punizione per l'FBC Gravina. Ricordiamo sotto 1-0, rete di Villani, una bella rete. Palermo, Montemurro. Montemurro che sta giocando molto sulla corsia di destra, Albano chiede il fallo, maglietta tirata, Diego Albano fa segno chiaramente al direttore di gara, muove la maglia. Un calcio di punizione per il Gravina, gruppo di persone sul pallone. Ci sono Sissalli, c'è Laboragine, c'è Fiorentino e c'è Anaclerio. L'arbitro chiede di spostare leggermente il pallone. Fiorentino, Laboragine, Sissalli. Occhio a... Sissalli. Calciare col sinistro, palla che è debole, calcia male Daniele Sissalli, non colpisce bene il pallone, palla che assume una traiettoria un po' arcuata, alto il pallone, oltre la traversa della porta difesa da Andrea Caroppo, Caroppo che ora va al rinvio. Salvatore! Salvatore! Colpo di testa di Anaclerio. C'è Mariano nel cerchio di centrocampo, palla su Camorani, De Giorgi, Gentilesca, Fiorentino, Anaclerio, Albano, sportellate con Malerba, Palermo prova a controllare il pallone lanciato nella metà campo del Gravina dall'Otranto, Jesenski, il rilancio del portiere ungherese, il colpo di petto di Albano, Fiorentino dopo il passaggio di Montemurro. Montemurro che sta facendo praticamente l'esterno a destra, sta giocando spesso sulla linea laterale. Malerba va al rilancio, cerca di recuperare il pallone Palermo, colpo di testa da parte di un giocatore della formazione di casa, Gentilesca, Laboragine, Montemurro, Chessa, Palermo, ancora giro palla Gravina, pochi spazi, questo l'avevamo già constatato qualche minuto fa per l'FBC. Laboragine, la palla lunga verso Gentilesca, in qualche modo Camorani. Laboragine appoggia su Anaclerio,
e continua questo questo giro palla del Gravina con l'Otranto, che sta giocando molto alta, quasi ad apprezzare subito in difesa. Attenzione al pallone messo dentro su Rana, può andare a calciare Rana col destro, non trova lo specchio della porta, palla che termina alt sulla traversa. Con i piedi Caroppo, Caringela di nuovo lì. Palla che viene fermata dal fischio dell'arbitro, c'è il calcio di punizione per l'Otranto. Alberto Villa sul pallone. A calciare col destro, un pallone spiovente su quella parte del campo, c'è Mariano, c'è la deviazione da parte di Chessa. Anzi, c'era Montefusco. Calcio d'angolo Otranto, ancora Alberto Villa dalla bandierina, sale anche De Giorgi, pallone in area piccola di testa rana, Sisalli, Simoes si appoggia su Daniele Sisalli, calcio di punizione per il Gravina, subito battuto la corsa di Rana, anticipo da parte di De Giorgi. Con le mani il Gravina, Sisalli dietro da Fiorentino. Campo anche un po' più piccolo rispetto a quello a cui è abituato il Gravina. Fiorentino, Montemurro, sempre sulla linea laterale. Giampiero Montemurro, colpo di testa di Simoes che riesce ad anticipare Albano. Il rilancio di Malerba, di testa Naclerio, Simoes col petto, appoggio di testo, molto bravo Simoes. Nella gestione di questo pallone Mariano, il capitano Villani, prova a mettere il pallone, riesce a trovare Corrias, palla per Villa in aria, cerca lo spazio per calciare e Villa va verso il fondo, dentro il pallone di Villa, Jasenski facile con questa la sfera con le mani, subito per la Boragine, con due tocchi riesce a mettere in movimento Gentilesca, Albano, lo stop di Albano, arriva il raddoppio, Simoes, c'è il fallo secondo il pescarese Gregoris. Calcio di punizione. Fiorentino. Chessa. Montemurro. Sisalli. Lungo linea trova Rana. Rana prova a mettere dentro il pallone e ci arriva Mariano. Ancora Rana, Montemurro dentro il pallone, la Boragine cerca il ponte, Corrias, poi fuori il pallone da parte di Malerba, Chessa, la pressione di Corrias, Fiorentino gira di testa De Giorgi, Chessa, riparte il Gravina che ora prova prendere le misure all'Otranto, Otranto che ha cominciato molto bene la gara, subito due azioni pericolose, poi il gol di Villani. Palermo, Sisalli, con il piatto c'è Simoes, mezzo al campo Fiorentino, Montemurro in due a pressare Montemurro, palla che termina fuori, la rimessa laterale sarà per il Gravina, insiste a destra più che a sinistra, Sisalli con le mani verso Albano, di petto Albano prova a girare, vince il contrasto con Mariano, prova ad uscire il Racale, c'è il fallo. Fallo da parte di Palermo, calcio di punizione per l'Otranto.
ieri Bologna, qualcuno già giocava con le battaglie del Porto. 28 minuti di gioco intanto. 1-0 Otranto, abbiamo superato la metà del primo tempo. Di testa, anzi di petto, fiorentino va ad aggredire Corrias. Poi il contrasto tra Naclerio e Villa, la palla che arriva da Villani. Villani messo fuori causa da Palermo, può partire la voragine, c'è il fuorigioco di Albano che arriva in questo momento. Scelta dell'assistente di fischiare con notevole ritardo, era comunque in fuorigioco Diego Albano, noi siamo praticamente in linea. È un errore che viene commesso spesso, abbiamo notato, non viene fischiato il fuorigioco mentre arriva il fallo per il Racle, non viene fischiato il fuorigioco al momento della partenza del lancio ma solo quando l'attaccante arriva sul pallone. Calcio di punizione per il Racale. Per l'Otranto. Alberto Villa, ex Racale, tra le altre squadre, militato diverse selezioni, in diverse formazioni salentine, Alberto Villa. Gallipoli, Casarano, Racale, ora Otranto. Calcia col destro. Palla in area di rigore, il colpo di testa da parte forse di De Giorgi. Occhio e! Occhio e! Anzi si trattava di Palma. Fallo ora di Rana, c'è il giallo per Gigi Rana. Fallo su De Giorgi, primo giallo per Rana. Noi salutiamo gli amici del Chiodo Fisso che senz'altro stanno trepidando, stanno cercando di, stanno sperando nella riscossa del Gravina. Dopo il vantaggio del Otranto, lo salutiamo anche Raffaele Santamaria. E tutti i super tifosi stanno seguendo la partita. Il pallone gestito da De Giorgi, palla lunga, lunga per Palma. Jesenski va alla rimessa. Adam Jesenski nulla ha potuto sul tiro di Villani. Palla toccata, spizzata da Albano. Jesenski, l'uscita di testa, poi il tiro di Corrias che prova il gol della domenica. Mariano Corrias appoggia Simoes, tutto di prima, però l'ultimo tocco del giovanissimo Simoes è fuori. Applausi comunque per il numero 4 che l'anno scorso giocava nella Beretti del Lecce come sindaco. Montemurro. Palla toccata da Mariano, Rana va ad aggredire con la coscia, Rana riesce a rubare il pallone, poi la sfera toccata da Montefuscola, rimessa laterale per il Gravina. Montemurro tiene il pallone, c'è il calcio d'angolo, ultimo tocco di Checco Mariano. Sisalli e Fiorentino in due per lo schema, palla fuori la voragine, può andare a calciare, preferisce invece mettere un pallone dentro Gentilesca, buono il passaggio, la voragine, posizione regolare, dentro il pallone, sul secondo palo arriva la rete dell'1-1, Anaclerio segna la sua prima rete con la maglia del Gravina, di testa riesce a trovare il gol del pareggio, un po' distratta la difesa dell'Otranto che lascia completamente solo sul palo lontano Michele Anaclerio, arriva il pareggio del Gravina. Azione su schema da calcio d'angolo, la voragine riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore. Palla poi messa sul secondo palo, schiaccia Anaclerio per l'1-1, arriva il pareggio dell'FBC Gravina. Thank you.
Gravina che quindi trova l'1-1 Michele Anaclerio. Gol che arriva al 33esimo minuto di gioco. Anaclerio. Anaclerio bravo a farsi trovare pronto sul palo lontano. Tanto ora lo scontro tra Checco Mariano e Albano. C'è il giallo, anche se è stato forse uno scontro di gioco. Scontro di gioco abbastanza consueto, però forse è rimasta la mano di Albano sul corpo di Mariano. Mariano che chiesto subito scusa, però è stato comunque ammonito da Gregoris di Pescara. Gregoris di Pescara. 1-1 quindi qui a Otranto. Anaclerio quest'anno non è andato a segno, è stato il capitano del Bisceglie, 11 presenze per lui in Serie D prima dell'arrivo a Gravina. Anaclerio che invece l'anno scorso ne ha segnati 2 di gol con il Bisceglie, lui che ha giocato in B anche a Piacenza, ha giocato in C1 a Benevento. Ah, seguiamo Sisalli, palla dentro, allontana l'Otranto, la palla per Fiorentino, rimane giù Fiorentino, si lamenta il Gravina per il fallo su Fiorentino che rimane a terra, arriva il fischio dell'arbitro. Si tiene la caviglia destra Daniele Fiorentino, dicevamo l'anno scorso con lui Caroppo e Margagliotti, Margagliotti che come dicevamo è assente per un infortunio che probabilmente non gli farà vedere il campo per tutta la stagione 2015-2016. Palermo, Montemurro, Fiorentino, Chessa, Anaclerio, Palermo, Fiorentino, il lancio con il sinistro, cerca Rana, c'è Malerba, ancora Fiorentino, palla per Rana, la posizione è regolare, calcia Rana con il destro, trova lo spazio minimo ma lo trova per andare a calciare, palla però dritta su Caroppo. Bravo comunque Rana a sfruttare al massimo la posizione nonostante la marcatura di Malerba. Chessa, si fanno sentire ora i tifosi del Gravina che sono alla nostra destra, hanno popolato la tribuna ospiti del comunale di Otranto. Palla ancora verso Rana, di petto Rana, prova a girarsi. Viene strappato via il pallone da Checco Mariano, ancora un contrasto, Fiorentino, regolare l'intervento del centrocampista centrale. Jasenski, chiamato in causa da Palermo. Il rilancio di Adam Jasenski, palla cerchio del centrocampo Albano, con il collo forse. Ancora Rana, prova a infilarsi in area Rana, ma trova sulla sua strada Montefusco. Va a chiudere lo spazio questa volta Gigi Rana. Rana che non ha preso parte alla gara di Coppa contro l'Unione Calcio Bisceglie, gara che è stata decisa da Michi Scaringella che oggi è in panchina. Sisalli, palla dentro, ancora sul secondo palo, era in ritardo Anaclerio ma non ha coperto anche in questa occasione benissimo l'Otranto. E Montefusco che è andato a chiudere lì sul secondo palo. Rinvio per Andrea Caroppo. 1-1, ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo. Primo tempo comunque vivace. Laboragine, Fiorentino, Albano. Riesce a girare ma lo fa male. Palla comunque riconquistata dal Gravina, Laboragine a terra Fiorentino, in due a terra. Arrivano le proteste da parte del pubblico nei confronti sia soprattutto di Laboragine
fare scena! Come potete sentire anche voi, e Villa fa una faccia come se volesse dire ma forse quello un fallo un po' accentuato. Comunque palla che viene gestita ora dalla Gravina, Rana. Villa, Corrias, Alessio Corrias, lo scorso in eccellenza al Grifo Monteverde, eccellenza laziale, ha fatto parte principalmente della Juniores, dove ha fatto tanti gol e poi anche qualche apparizione in prima squadra. Quest'anno ha scelto di venire a giocare in Salento a Otranto. Con le mani, formazione idruntina, appoggia ancora Villa. Villani, mezzo a due, c'è il fallo. Giocatore cercato da Salvadore proprio per la sua imprevedibilità, giocatore capace di saltare l'uomo, conquistare comunque un calcio di punizione quando riesce a trovare il guizzo giusto. Villani, che ora ha conquistato un altro calcio di punizione importante, da sinistra con Villa, va a calciare. Solito Alberto Villa. L'anno scorso 11 reti a Francavilla, due anni fa 16 a Gallipoli. In mezzo a tutto questo Salento, il ritorno nella sua terra, Mezzolara, Serie D, 13 gol. Si conferma bomber a tutte le latitudini. Alberto Villa che ora va a calciare con il solito destro. Palla direttamente in porta e la palla che rimbalza sulla linea, viene allontanata da Palermo sulla linea. Palla che sbatte sulla traversa dopo il tocco di Adam Jasenski. E arrivano le proteste furibonde da parte di Villa, che viene ammonito. Bello il calcio di punizione, la risposta di Jasenski che ci è arrivato con la punta delle dita. Palla che è rimbalzata sulla traversa e scesa sulla linea di gioco. Ovviamente in eccellenza non ci sono le tecnologie per poter valutare serenamente l'episodio, e palla che è stata rinviata da Palermo proprio sulla linea. Ovviamente anche da qui è difficile dare un'interpretazione a questo episodio. Calcio di punizione per il Gravina. Palla colpita di testa da Sisalli. Montemurro gira il pallone, allontana il solito Malerba. Controlla Chessa, palla nel cerchio di centrocampo. Ci arriva Simoes, ma va a mettere un pallone dietro. Ancora Simoes di testa. Fiorentino, la pressione di Palma. Ancora Fiorentino, libera del pallone, palla per Montemurro. Montemurro dà il pallone sulla corsa a Sisalli. Sisalli che forse ha più difficoltà rispetto al solito a puntare la porta, ad andare in velocità, forse anche per le dimensioni del campo, che sono, dovrebbero essere leggermente, anzi sicuramente inferiori rispetto a quelle allo stadio di Gravina, ma anche quello di Bisceglie di giovedì scorso. Calcio di punizione Racale, Otranto. Palla per Villani, ancora Villani, vince il contrasto, Villani si immola Anaclerio. Ancora Otranto, gira Montefusco, Villa prova a calciare, la deviazione. E Anaclerio che mette a segno, possiamo dirlo, il secondo gol personale, perché salvare su Villani in questa occasione è stato come segnare un gol per Michele Anaclerio. Calcio d'angolo e Otranto che spinge. Ancora con Villa dalla bandierina. Seguiamo questo calcio d'angolo con Alberto Villa. Occhio in mezzo, palla che viene toccata da un giocatore del Racale. E c'è ancora un episodio dubbio. L'arbitro ha fermato il gioco. Si allontana, c'è un giallo, un cartellino giallo, il cartellino giallo e l'ammonizione per un giocatore del Racale.
La borraggia di Martina Mammata! Anche in questo caso non riesco a trovare spiegazione a ciò che è successo, nel senso cosa ha fischiato l'arbitro. Forse vedo Salvadore che praticamente fa segno a Di Maio del tocco con la spalla, no, col braccio, e forse il tocco di braccio all'interno dell'area al momento dello stacco di testa, tutti vicino all'assistente numero 2, Mario Mastria, che è praticamente responsabile dell'azione, quello che si trovava sul lato, dal lato dell'azione. E quindi annullato il gol all'Otranto. Ci sarà il calcio di punizione per il Gravina. Grandi proteste qui in tribuna. Proteste anche da parte del di Salvadore. Salvadore, l'abbiamo visto, ha fatto un cenno al collega Di Maio. Gli ha detto: guarda, colpito con la spalla, non con l'avambraccio. E si rimane sull'1-1. Gira palma, ma Otranto che si fa sempre più pericoloso. Corrias. Pallone toccato morbido da Villani, la palla per Montefusco. Ora è una furia l'Otranto, attacca a sinistra con Montefusco, c'è l'intervento di Sisalli. La palla dentro, ancora l'Otranto dentro, il pallone, il colpo di testa da parte di Palma. La palla che sorvola ancora la traversa, ancora un'occasione pericolosa. Arriva la chiusura del primo tempo, 1-1. Tanti episodi che non possiamo rivedere, però tanti episodi dubbi. Chi t'ha morto, Guardalini? Tante proteste qui in tribuna. E allora 1-1 le reti di Villani, bellissimo il gol di Villani, e poi il pareggio alla mezz'ora di Anaclerio. Noi vi lasciamo per qualche minuto, ritorneremo per quella che sicuramente sarà una partita da seguire fino all'ultimo secondo. Un saluto ovviamente agli amici del Chiodo Fisso che ci stanno guardando, a tra poco. Tutto pronto per il secondo tempo di Otranto FBC Gravina, 1-1 il punteggio parziale con la rete di Villani per l'Otranto, invece di Anaclerio per il Gravina. Complimenti Di Maio! Sta per partire l'incontro, non dovrebbero esserci cambi da una parte né dall'altra. Panchina con solo i due under per l'FBC, mentre Otranto che ha quasi tutta la panchina di under. A salutare Riccardo Lele. Chessa. Allora andiamo a ripetere le formazioni. Partiamo dalla formazione gravinese con Jesenski tra i pali. Anaclerio, Chesse, Palermo in difesa, Montemuro, Fiorentino e la Dogana al centro del centrocampo. Gentilesca e Sisalli esterni, Rana dietro Albano, dall'altra parte invece 4-2-4 con Montefusco, De Giorgi, Malerba e Camorani a protezione di Caroppo. A centrocampo i due sono Mariano e Simoes, Corrias e Palma larghi a destra e a sinistra, Villa e Villani invece in attacco. L'arbitro il signor Gregoris di Pescara, Fusco e Mastria gli assistenti. Terna sotto accusa per quanto riguarda l'Otranto per un paio di situazioni dubbie. Palla di Montefusco verso Villa, Villa che riesce a controllare il pallone, ma c'è il fischio da parte dell'arbitro. Calcio di punizione FBC Gravina. Batte Jasenski, palla per Palermo. Palermo lungo linea cerca Sisalli, trova però Montefusco, ancora Montemurro, arriva un altro giallo, questa volta per Montefusco. Ammonito anche Mattia Montefusco. Montefusco già l'anno scorso con la maglia dell'Otranto, due gol per lui l'anno scorso, ex Casarano, Licata, San Benedettese, Gubbio.
aveva cominciato a giocare in Puglia a Bitonto. Palla di Fiorentino Morbida in mezzo, colpo di testa da parte di un giocatore dell'Otranto, si trattava di Checco Mariano. La voragine per Anaclerio, va al cross Anaclerio, palla sul secondo palo, si salli veloce ma non riesce a controllare il traversone di Anaclerio, potente il traversone del centrale. Montemurro tocca appena verso Sisalli. Montefusco che continua a giocare sempre abbastanza largo alle spalle di Sisalli. Complimenti arbitro! Rinvio da parte di Caroppo. Palla profonda di testa a Kess, va in anticipo su Villa, poi Simo esce di testa a Palma, può calciare Villa di prima intenzione, gli applausi per Villa, bella la conclusione di Villa, però non c'entra la porta. Jesenski, va al rinvio, Albano di testa, tocca con la spalla, poi il passaggio di Villani verso il numero 11 Corrias. Chiede la spinta a Corrias, il calcio di rigore, però l'arbitro assegna il corner all'Otranto. Guardalinie, sì, destrocula sulla coscienza destra del calcio. Calcio d'angolo per l'Otranto, la corsia di sinistra, da sinistra ancora Villa, palla sul secondo palo troppo lunga per il numero 3 Mattia Montefusco. Se in Bario devi stare a casa, ed è peggio dei baresi, figli di puttana. Con le mani Anaclerio, colpo di testa di Palma, poi un giocatore del Otranto, palla per Malerba, Malerba a destra per Palma, Palma tenuto bene da Gentilesca, tocco di Villani, anticipa Gigi Rana, rimessa laterale per il Gravina, Anaclerio, Kess. Palermo, Montemurro, palla per Rana, colpetto Rana, poi calcia Albano, ma c'è il fallo in attacco di Gigi Rana che frana addosso a Marco Malerba. Albano va via Romina a casa. Palla lunga, appoggio di Palma col petto, Villa è arrivato in sovrapposizione il numero 2 Camorani, va giù Camorani, ancora le proteste da parte di Alberto Villa e proteste ancora da parte del pubblico. C'è il calcio d'angolo per l'Otranto. A battere Villa, Villa dietro per Villani, su di lui c'è Sisalli, Sisalli gli strappa il pallone dai piedi, poi va al rilancio, palla che rimbalza in campo, va a prendere la Camorani, va dietro su Caroppo, rincorre la voragine, lo fa per alzare la squadra, Caroppo al rilancio, va a Chessa di testa, Villa, la palla per Villani, a terra Villa, Villani prova il movimento, palla ancora per Villa, chiede il fallo Villani, palla a sinistra per Montefusco, lo stop di Montefusco, c'è il fuorigioco, segnalazione da parte dell'assistente, questa volta il numero 1 Fusco di Brindisi che
alza la bandierina. Calcio di punizione per l'FBC Gravina. 1-1 il punteggio. Dopo 5 minuti Anaclerio risponde a Villani. Fiorentino. Gentilesca riesce ad andare a saltare Camorani, ma non Palma. Ci mette il piede Eugenio Palma, esterno che però aveva cominciato a giocare a Casarano come terzino, avanzato nel corso della sua carriera, del suo raggio d'azione. Eugenio Palma, che è andato 5 volte in gol quest'anno. Anaclerio, Chessa. Nel frattempo arriva il 2-1 del Casarano a Molfetta. La Boragine mette dentro il pallone, trova Simoes. Ancora la Boragine, morbido il controllo del pallone. Fiorentino va su Gentilesca. Palla infilata in aria, il colpo di testa di Rana che va di poco fuori. Si sta in cielo Gigi Rana. Sul marcatore riesce a schiacciare ma non a trovare la porta. Caroppo era comunque sulla traiettoria. Il colpo di testa di Rana non era irresistibile. Arriva il primo cambio dell'incontro. Fuori Alessio Corrias. Dentro Giuseppe Sindaco. Come Simoes, Sindaco l'anno scorso ha giocato con la maglia del Lecce nella Beretti. Giocatore interessante, è dato già segno in questa stagione. Il rilancio di Caroppo e Sindaco che va a giocare a fianco a Villa, con Villani che dovrebbe spostarsi a sinistra. Ora vediamo come la squadra di Salvadore va a sistemarsi. Dovrebbe essere semplicemente uno scambio tra Villani e Sindaco. Sindaco che va a fare la punta centrale, Villani esterno, lo dicevamo molto duttile, mentre ancora proteste. Villani che dicevamo è un giocatore che può giocare anche esterno alto, e infatti la scelta è stata questa. Nel frattempo ammonito Sisalli per proteste. Calciato il pallone, Sisalli. Non ridire, Diego, tu baffetto e Spardiero! Coglione! Batte Villa! Questa del cazzo, 10! Rana! 10, che cazzo di! Con il destro Alberto Villa. Di Maio, sei un pezzente! Calcia Villa, va su Montefusco con la spalla Sisalli. Ancora Montefusco, torna su Villa, controlla bene il pallone il bolognese. Ancora Villa dietro su Malerba. Malerba cerca ancora Montefusco, sbaglia però l'intervento. Sisalli, palla dentro Mariano, un po' di confusione dietro il pallone per Simoes. Allarga il gioco a destra, poi centrale De Giorgi al rilancio. L'ex Francavilla Camorani perde il pallone, l'Otranto. Fiorentino in mezzo per la Boragine, la chiusura da parte di Malerba, attento a non lasciare spazio alla Boragine. La difesa dell'Otranto che si è comportata bene, forse l'unica grossa sbavatura quella in occasione del gol, dove Anaclerio era libero di andare a staccare di testa sul secondo palo. Di petto Albano, la Boragine. Gentilesca, colpo di testa da parte di Mariano. Fiorentino riesce a superare l'avversario fiorentino, palla dentro per Albano, c'è il fuorigioco di Diego Albano. A Piaromino Albano meglio. Calcio di punizione quindi per l'Otranto, provato ad andare col filtrante fiorentino a pescare Diego Albano. Diego Albano invece che aveva deciso la gara con due reti, l'ultima di campionato contro l'Unione Calcio Biceglie nel 3-0 casalingo. Mentre nell'ultima gara l'Otranto ha perso 1-0 a Leverano.
La rete di Gennari, attenzione a Montemurro con la coscia Caroppo, sangue freddo per l'estremo difensore. Non ci arriva Palermo, c'è Sindaco, viene steso da Chessa, c'è il fallo, c'è il giallo anche per Alessandro Chessa. Diversi cartellini gialli, anche perché è gara piuttosto nervosa quella che vi stiamo raccontando. Amici del Chiodo Fisso che siete in ascolto. Villa Villani, si allontana Montefusco. E sarà ancora Villa a calciare. Affidate tutte a lui le punizioni in due in barriera, Laboragine e Sisalli. Arriva anche il terzo, che è Gentilesca, che però è pronto a coprire su Villani. Parte Villa direttamente in porta, la palla passa e poi esce il pallone, calcio d'angolo. Jaseski, che facilitato nell'intervento dalla deviazione quasi impercettibile della barriera, che però ha ammorbidito il pallone. La palla direttamente in porta, Adam Jaseski è lì sulla linea a bloccare il pallone. Jaseski va al rilancio lungo, non c'è soluzione vicina. Di testa De Giorgi allunga il pallone, si salì, poi c'è un fallo di Rana con Mariano, il contrasto, rimasto a terra Mariano, è rimasto a terra anche Rana, entrambi colpiti, si colpiscono a vicenda sulla caviglia nel contrasto, si è rialzato Gigi Rana. Calcio di punizione dell'Otranto con De Giorgi, la palla a destra, colpo di testa di Gentilesca, Rana protegge il pallone, Fiorentino, Laboragine, l'intervento di testa ancora di Malerba. La palla raccolta da Fiorentino, che vince due contrasti e poi va giù sull'intervento di Villa. Villa che ha alzato le mani, si è scusato subito con il contrasto, ora arriva l'abbraccio tra Alberto Villa e Daniele Fiorentino. Dall'altra parte il pallone, c'è la spinta di De Giorgi. Fallo di De Giorgi, la spinta nei confronti di Diego Albano, calcio di punizione. Vediamo quale sarà invece da questa posizione la soluzione per l'FBC Gravina. Forse 40-50 mila. Scusate. Il pallone che viene posizionato, siamo circa 25 metri dalla porta. C'è Laboragine, c'è Fiorentino, Fiorentino uno specialista da quella posizione, ma c'è anche Laboragine con il sinistro. Parte Fiorentino, calcia direttamente in porta, c'è però Caroppo, stende le braccia, va a raccogliere il pallone. Rivio di Caroppo, portiere di grande qualità. Certo, una presenza anche in Serie B col Brescia, sicuramente a testimoniare questa bravura. Ora Jaseski fa un passo indietro, ha rischiato un po' il Gravina, ma Jaseski è stato bravo a centrare la posizione per intervenire in presa alta. Anaclerio, Chessa, si sale a destra con Anaclerio, che smista a sinistra per Gentilesca, di testa Camorani, questa laterale per il Gravina, Laboragine, Rana, Gentilesca, dietro da Anaclerio,
Rana, l'1-2, Fiorentino, tutto di prima, la palla per Albano, ci mette un piede a Malerba, il pallone è allontanato dal giocatore dell'Otranto, pallone che rimane lì, Rana, ed esce l'Otranto con Villani, bellissima azione comunque di prima per il Gravina, che si chiude però con l'intervento di un giocatore dell'Otranto, palla dentro di Montefusco, c'è il malleolo di Chessa. La serpentina di Villani che va a calciare, gira il pallone e questa è una rete straordinaria di Villani, la doppietta di Alessandro Villani e non possiamo fare altro che applaudire la bellissima rete di Villani, uno slalom sullo stretto, uno slalom incredibile e poi la freddezza di trovare l'angolo alto a destra, l'avevamo già detto in occasione del primo tempo, Villani è un ottimo giocatore, coi piedi ci sa fare sicuramente, in questo caso davvero un gol da vedere e rivedere, quello di Villani. È riuscito a superare tre avversari con quattro movimenti e poi ha centrato l'angolo alto. Alessandro Villani per il 2-1 dell'Otranto. E si riparte con il Gravina che attacca. Vediamo se Di Maio andrà a cercare qualche altra soluzione mentre siamo arrivati al 20esimo. È rimasto giù un giocatore della formazione idruntina, forse Malerba, infatti si tratta proprio di Marco Malerba. Al 19esimo 2-1 Otranto, Villani doppietta per lui, primo gol bello, secondo ancora più bello, spettacolare, spettacolare. Il pallone lungo di Caroppo, la palla che va in mezzo, appoggia Chessa, favorisce la presa di Jesenski, lancio di Jesenski, cerca Rana, di testa l'intervento di Malerba, la voragine, la palla in mezzo, Rana può andare a calciare, trova lo scambio con Albano, Albano per Sisalli, la posizione irregolare di Sisalli sul passaggio di Albano. Si scaldano praticamente tutti i componenti della panchina del Gravina, c'è anche Scaringella, c'è la Dogana che aveva punito l'Otranto con due reti quando vestiva la maglia del Barletta prima dell'arrivo a Gravina dopo l'apertura del mercato invernale. Di testa Gentilesca, Montemurro, la palla profonda verso Rana, Rana di petto, con l'esterno del piede cerca di sfuggire a Malerba, molto attenta alla partita di Malerba, arriva il raddoppio di Checco Mariano con le mani numero 2 Luca Camorani, scusate con numero 2 Palermo, palla che arriva in aria, insiste Palermo, l'ultimo tocco è di Daniele Palermo, il rinvio da parte dell'Otranto. Papà, ultimo hai detto l'amparato di raggiro. Rivio da parte di Caroppo. Colpo di petto di sindaco. Fiorentino sbaglia il passaggio corto. Mariano cerca Palma, Palma gira il pallone. Non c'è nessuno però in quella zona di campo. Jesenski, presa alta da parte del portiere ungherese. Fiorentino. La voragine, pallone allontanato dall'Otranto, Villani, la spallata, Montemurro, ancora Montemurro, la voragine, pallone dentro, il colpo di testa da parte di Malerba, Villani, Villa, buono il controllo,
Partito palma a destra, Villa cambia direzione, Montefusco è libero, va a mettere dentro un ottimo pallone, ma bravo Kess a sventare il pericolo. Calcio d'angolo, Alberto Villa. Gara comunque è bella, sicuramente tra le due squadre, Gravina che ha qualche difficoltà rispetto al solito a gestire il pallone, ma è buona soprattutto la prestazione dell'Otranto. Pallone che viene controllato da Sisalli, spinto leggermente da Simoes, Fiorentino, partito la voragine, lo vede Fiorentino. Palla per Gentilesca. Gentilesca anticipato. Anaclerio. Palla dentro. Colpo di testa di Rana. Il colpo di testa anche di Montefusco che dà il pallone al proprio portiere. Montefusco. Lungo linea per Villa, c'è il fuorigioco di Alberto Villa. Fiorentino, Anaclerio su il gol del 2-1. ...24 minuti di gioco, 2-1 per l'Otranto. Ancora 20 minuti. 20 minuti, 25 minuti. Kess. 37 o 36, 37. 79. Palla di Palermo, poi Kess fermato da Villani, sindaco Simoes, preciso il pallone per Alberto Villa, davanti a lui c'è Michele Anaclerio. Villa prova a girare, lo fa benissimo su Palma. Palma riceve il pallone, ancora un pallone dentro, secondo palo c'è Villa, mette ancora dentro il pallone e divora il 3-1 al centro dell'area piccola, credo Montefusco, infatti si tratta proprio del terzino, gli applausi del pubblico e arriva il primo cambio, fuori la voragine, dentro Scaringella. E allora sarà un Gravina a trazione anteriore con quattro attaccanti, Rana largo a sinistra, a destra Sisalli, centrale Albano e Scaringella. Cambio anche per l'Otranto, fuori col numero 10 Villani, standing ovation per Villani fino a questo momento, il migliore in campo con due reti molto belle. Villani tiene avanti il suo Otranto, è tornato e questo è il rientro ufficiale dopo la parentesi a Galatina. È rientrato con una doppietta da applausi, soprattutto il secondo gol, lo ripetiamo, davvero, davvero molto bello. Dentro con il numero 13, Antonio Sepe. Giocava in Lituania l'anno scorso. Con la maglia del Dainava. Fiorentino, un po' di difficoltà sulla pressione di Alberto Villa che sta disputando una gara di qualità ma anche di sacrificio. Colpo di testa di Sisalli per Albano, crea lo spazio per Scaringella, in mezzo Scaringella, l'intervento di chiusura di De Giorgi. Palla messa dentro, colpo di testa da parte di un giocatore dell'Otranto, Palermo, allontana Mariano, c'è Villa da solo che tiene il pallone, fa alzare la squadra e conquista il calcio di punizione, tutta l'esperienza di Alberto Villa. Va subito a cercare Palma, Palermo e Palma duello. Prova ad andare sul fondo Palma, c'è la deviazione di Palermo, però la palla rimane in campo, Jesenski. Montemurro. In orizzontale, su Anaclerio. Gentilesca. Palermo. Albano non ci arriva, ci arriva Montefusco, poi Palma mette fuori il pallone,
palla che esce addirittura dallo stadio, finisce nel parcheggio. Con le mani numero 2 della Gravina Palermo, tenuto Albano, calcio di punizione abbracciato da Mariano, batte Fiorentino. C'è Scaringella, c'è Albano, c'è Montemurro, Montemurro che ha segnato anche di testa in questa stagione, c'è Sisalì pronto ad andare sul primo palo. C'è anche Anaclerio, palla dentro, la palla passa, il pallone all'interno dell'area e c'è il calcio d'angolo, c'è stata la deviazione di un giocatore dell'Otranto, arbitro che era nei pressi, quindi ha valutato. Calcio d'angolo per il Gravina, palla che arriva in area di rigore, il tocco di testa di Montefusco, è partito Camorani, viene fermato da Chessa, la rimessa laterale per il Gravina, l'ultimo tocco di Camorani, Gentilesca, Montemurro, dietro per Chessa, Chessa gira ancora a destra per Palermo, Sisalì gira il pallone, cambia corsia, va da Rana, Rana in mezzo, c'è Fiorentino, Scaringella non riesce a passare, palla per Rana, Rana riesce a far passare il pallone Fiorentino, il fraseggio corto della Gravina, palla per Gentilesca, dentro il pallone c'è Caroppo, Andrea Caroppo pronto al rinvio, palla altissima di Caroppo, lo stop di Villa, fuori gioco. Batte il Gravina, Chessa, Anaclerio, Montemurro, Scaringella, Montemurro, regolare l'intervento su Mariano, cambia direzione Fiorentino, Palermo, Chessa, sempre molto aggressivo Villa, va a pressare molto alto l'attaccante, Gentilesca, Montemurro, Rana, gira ancora il pallone, il Gravina, Anaclerio va a destra per Palermo, lascia Sisalì, scambio con Scaringella, tiene il pallone, arriva il raddoppio, si libera della sfera Scaringella, va giù Scaringella, c'è il calcio di punizione, posizione molto simile a quella precedente, un po' come nel calcio a 5, fa girare il pallone attorno al perimetro il Gravina, la ricerca dell'affondo giusto, del tiro dalla distanza. Va a battere Fiorentino. Va Fiorentino alla battuta. Il colpo di testa di Albano. Palla alta sulla traversa. Rimessa dal fondo per l'Otranto. Intanto torniamo dal cronometro. Un quarto d'ora alla fine, trentesimo, trentunesimo quasi, 14 minuti più il recupero. Villa mette giù il pallone col tacco per Palma. Palma va sul fondo, ancora Chessa, l'ennesima chiusura di Alessandro Chessa. Calcio d'angolo per l'Otranto. Con le mani dentro il pallone si è appoggiato Sindaco. Sindaco è entrato in campo ma non ha lasciato fino a questo momento un segno importante, meglio Villa anche dall'ingresso in campo del giovane classe 97 Fiorentino.
Chessa. Scaringella, fa quasi il perno a centrocampo, gira il pallone per Sisalli, perde il pallone Sisalli, Sindaco va giù, il tocco di Scaringella. L'arbitro va a redarguire solo verbalmente l'attaccante coratino, decisivo, lo ricordiamo ancora una volta, contro l'Unione Calcio Biceglie nella semifinale sia d'andata, doppietta, sia ritorno, rete del 1-0, quella decisiva. Nel frattempo sta per cambiare ancora il Gravina e forse entra in campo la Dogana. E infatti dovrebbe essere la Dogana il giocatore che farà il suo ingresso in campo, probabilmente fuori uno degli attaccanti, uno dei quattro attaccanti. Potrebbe anche essere il capitano Diego Albano. Anaclerio. Chessa dietro per Jesenski, la solita pressione di Villa. Albano di testa non ci arriva, c'è il fallo su Albano di Montefusco. Fiorentino subito in orizzontale, Montemurro, Gentilesca. Gentilesca va al traversone, palla all'interno dell'area, solito Caroppo blocca il pallone. La Dogana è pronto, si sistema gli scarpini col nastro adesivo, calzettoni, sta per fare il suo ingresso in campo, scopriremo a breve al posto di chi. Alberto Villa va giù, conquista un calcio di punizione che permette al Otranto di rifiatare, di recuperare un po' di forze. Questo è il secondo cambio della Gravina, si aggiusta anche i pantaloncini, Vincenzo La Dogana. Importante perdita per il Barletta, anche sui social network tante parole di commiato, di saluto a Vincenzo La Dogana che ha scelto Gravina. Villa in mezzo, il pallone toccato di testa da Palma che realizza il suo sesto gol in questo campionato. Buco in mezzo alla difesa del Gravina, appoggio di testa a Palma per il 3-1 dell'Otranto e ora diventa davvero difficile per il Gravina risalire la china. Ci prova comunque Di Maio ovviamente con l'ingresso in campo di La Dogana, vediamo come andrà a sistemarsi l'FBC Gravina. Salento poco fortunato per la formazione gialloblu che aveva perso anche a Novoli due settimane fa nell'ultima trasferta. Il Salento però aveva vinto alle Verano. Fuori Sisalli, quindi sceglie la Dogana, tre prime punte praticamente. C'è anche Rana. ...3-1... Otranto e Mariano va a richiamare tutti i suoi compagni, occhio, dice, soprattutto all'esterno che ha il compito di marcare la Dogana che va a giocare a destra. Chessa, Montemurro, Rana, punta il numero 4 Simoes che copre molto bene. Anaclerio, Chessa, palla per Albano, il tocco di Albano. Forza Eugenio! Nel frattempo subito la Dogana va a mettere il pallone con rabbia tra le mani di Montefusco, anzi del numero 13, Tonio Sepe. Gentilesca, ancora 10 minuti per le speranze del Gravina. Rana,
sbaglia il passaggio fiorentino. Villa, la palla per il numero 6 dell'Otranto, Marco Malerba, il fallo, calcio di punizione per l'Otranto. Rimane a terra Marco Malerba. Trentasette minuti, 30 secondi. 7 più recupero alla fine. Rimessa laterale per il Racale, per il Lotranto. Cambio di fallo, cambio fallo. Ritirati! Fiorentino. Non te ne danno rigori, chiudi! Palla per Gentilesca, ancora Fiorentino. Lontana Palma, Villa insegue il pallone, Villa riesce a sfuggire ad Anaclerio, ancora Villa in aria, va giù e c'è il calcio di rigore per l'Otranto. Le proteste della Gravina in rosso per Anaclerio. E si fa nera per il Gravina qui ad Otranto. Con Villa che si è involato sulla destra, è riuscito a penetrare in aria la stesso Anaclerio. Espulso Anaclerio. E allora Villa contro Jesenski. Parte Villa con il destro, spiazza Jesenski per il 4-1 del Otranto. Villa che segna la sua prima rete con la maglia dell'Otranto. E Otranto che sta meritando senz'altro la vittoria, forse divario un po' ampio, ma la formazione di Salvadore è andata molte volte vicino al gol, ne ha segnati 4. Gravina che ha avuto un po' più di difficoltà del solito ad arrivare in porta, ha avuto le sue occasioni, ma meno rispetto a quelle dell'Otranto. Bravo! Otranto che sicuramente ha dato una sterzata con Villani, con le due reti di Villani, soprattutto la seconda. E Otranto che se dovesse portare a casa i 3 punti tornerebbe a vincere dopo la vittoria contro il Bitonto in casa di 4 settimane fa. La Dogana. La Dogana prova ad andare in mezzo, più fresco di tutti la Dogana, c'è la chiusura di Mariano. Rana. Non riesce a saltare il sindaco, ancora Rana, tocca al centro per Scaringella. Scaringella quasi centrocampista, riesce a tenere il pallone, palla per Fiorentino. Vuole girare il pallone, serve Rana, Rana dietro per Gentilesca. Gentilesca stop and go, palla ancora per Rana col tacco, gira Fiorentino, palla che supera, un giocatore della Otranto, attento Sepe. Gentilesca, indemoniato in panchina, Salvadore carezza una vittoria importantissima perché permetterebbe all'Otranto di macinare punti
molto importanti per la corsa alla salvezza, contro la corazzata, una delle corazzate di questo campionato, con una prestazione tra l'altro maiuscola. Rimessa laterale, anzi calcio di punizione, Otranto. Libero a sinistra, fa accenni, compagno di squadra Antonio Sepe, sceglie di andare lungo linea. Rana tiene il pallone, va giù, Rana anzi resiste alla carica, poi mette fuori il pallone l'Otranto. Fiorentino, corsa di Fiorentino, la palla è per l'Otranto. Un po' anche una sorta di vendetta, chiamiamola così, perché l'ultima volta che si erano affrontati Gravina e Otranto avevano lottato per la Supercoppa della promozione pugliese, entrambe hanno vinto il girone, girone A per il Gravina, girone B per l'Otranto, aveva vinto 4-2 la squadra all'epoca di Loseto, contro ovviamente due squadre totalmente diverse da quelle di oggi. Attenzione a Scaringella, la corsa di Scaringella chiuso da De Giorgi, chiude bene il centrale difensivo, e anche riguardo la coppia di difesa, Malerba e De Giorgi, ottima prestazione da parte di entrambi. Ma lo ripetiamo, è stato in generale è stata una gara davvero ben gestita dalla formazione di Salvatore. Dentro un altro under, un classe 97 di Nunno, fuori col numero 7 Palma, autore del gol del 3-1. Palma attualmente il goleador, il maggior goleador, c'è l'abbraccio tra Salvatore e Palma, maggior goleador dell'Otranto in questo campionato. Villa di testa, chiede il fallo Salvatore, tiene Gentilesca, la rimessa laterale per il Gravina, si lamenta Sindaco. Fiorentino allarga per Palermo, Palermo rincorso da Di Nunno che cerca subito andare a recuperare il suo primo pallone. Di Nunno che va a sinistra, posto di Palma. Chessa, ci avviciniamo sensibilmente alla fine della partita. Colpo di testa da parte di Mariano, tiene il pallone, il Gravina, il pallone di la dogana. Fiorentino spazza lontano Mariano. Sei un morto che cammina, la dogana, un morto. Poi Villa commette fallo. Sei un morto. E siamo al 45esimo, 3 minuti di recupero, ancora 3 giri di lancette, o un miracolo o la festa dell'Otranto. Per questa vittoria sicuramente anche il Gravina ha sofferto alcuni fattori, anche se non devono essere delle attenuanti, perché andiamo a rimarcare la ottima prestazione dell'Otranto, però sicuramente è un campo un po' più stretto rispetto a quello solito del Gravina, poi difficoltà anche per le fatiche della Coppa, però questo ovviamente, attenzione al pallone dentro di Nunno, la palla passa, c'è il fuorigioco. E dicevamo, questo non deve assolutamente sminuire la prestazione della squadra di Salvatore. Fiorentino, anzi Montemurro, ora Fiorentino, gira il pallone per Rana, Rana inseguito da Simoes, in mezzo c'è Fiorentino che arpiona un pallone, rimane a terra un giocatore della formazione idruntina. Ancora Fiorentino, si lotta sul pallone, ancora a terra un giocatore, mentre scattato con il numero 6 Malerba, palla per Villa, a terra ancora un giocatore dell'Otranto, la palla di Villa in mezzo, Villa alla fine vede il compagno di squadra a terra, che però si è rialzato, era Simoes, palla fuori,
rimessa laterale per il Gravina che andrà a restituire la sfera all'Otranto. Ci avviciniamo ancora di più alla fine di questa partita complicata per il Gravina. Restituisce il pallone Rana. Il bastardo dell'anno scorso! Cerchiamo di riuscire a capire il risultato del Vieste, anche per aggiornarvi sulla classifica, su come è cambiata la classifica. Mentre abbiamo l'azione con Fiorentino, la palla a sinistra per Rana. Di testa sfiora Albano. Poi esce benissimo l'Otranto con la percussione che continua da parte del numero 13 Sepe. Ancora Sepe, questa volta arriva Palermo, poi il pallone che rimane lì allontana la dogana. Ancora Otranto, va giù Di Nunno, non c'è fallo, Gentilesca. Vieste che perde 1-0 in casa, la rete al 45esimo del secondo tempo di Bartoli. Vince anche il Casarano, la prima rete di Geda con la maglia della formazione rosso-blu, mentre arriva la chiusura dell'incontro. Vince 4-1 l'Otranto contro il Gravina. Una gara, l'abbiamo detto in più circostanze, che ha visto l'Otranto predominare sul Gravina. Gravina che ha sofferto anche nel tentativo di andare a calciare in porta, si è tenuta, ha messo bene la squadra in campo Salvadore. E poi andiamo di nuovo ad elogiare le due grandi reti di Villani, che ha messo a segno soprattutto la seconda, una rete strepitosa. Quindi si ferma ancora il cammino del Gravina dopo la sconfitta di Novoli, però arriva il buon risultato da Vieste, col Vieste che perde 1-0. Approfittiamo per leggere anche gli altri risultati che abbiamo sott'occhio. Alle 16 c'è Bitonto Barletta, altra squadra importante da tenere sott'occhio. Molfetta Casarano 0-2, Jedi Amato, vince il Novoli col Grottaglie. Poi 0-0 è la Sarto Leverano, l'avversario in coppa nella finalissima. Vittoria del Mesagne all'Ocorotondo, contro la Sud-Est, 4-1. 3-0 Altamura sul Mola, Logrieco, Curci e Visconti. 0-0 Unione Calcio Biceglie e Castellaneta. E allora noi ci salutiamo, salutiamo gli amici del Chiodo Fisso che oggi non hanno potuto gioire con noi dell'FBC Gravina. L'applauso da parte di tutta la tribuna ai giocatori dell'Otranto. E allora con il 4-1 finale noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima trasferta dalla FBC Gravina.